sera Pole Position parleremo del settore degli spumanti e qui con noi per parlarcene c'è il dottor Pierluigi Bolla. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Si figuri, lei è il presidente dell'azienda Valdo Spumanti, un'azienda che nasce nel 1926, quindi una storicità pazzesca, se si può dire. Esatto, nel 1926 quattro imprenditori di Valdobbiadene, un medico, un commercialista, un avvocato e un agricoltore decidono di costituire una società con l'obiettivo di produrre vini e spumanti a Valdobbiadene. L'azienda si chiama Savis. E dopodiché, ovviamente come tutte le aziende, comincia a crescere, però purtroppo la guerra è incipiente, comincia ad avere dei problemi e l'azienda viene a contatto con la mia famiglia. Nel 1938 mio padre acquisisce l'azienda. Okay. Quindi la nostra famiglia diventa proprietaria di questa azienda dal 1938. La guerra poi ferma tutto negli anni 40 e nel 1944-45 l'attività riprende. Nel 1951 l'azienda cambia nome da Savis, l'azienda diventa Valdo, quella che è attualmente. Quindi in tutto questo processo c'è stata una continua trasformazione e mutazione dell'azienda in sé. Beh, certo, perché poi ovviamente anche il prodotto si è trasformato, quindi l'azienda ha seguito le trasformazioni del prodotto. Pensiamo che negli anni 60 si vendeva un prosecco generico, ma ovviamente nel 1968, quando ci furono approvate le leggi a denominazione di origine controllata, anche lì ci furono delle modifiche sostanzialmente. E quindi dagli anni 70 l'azienda ha cominciato a crescere man mano che il prosecco diventava famoso e oggi Valdo è l'azienda leader nel prosecco denominazione di origine controllata e garantita delle colline cosiddette UNESCO oggi di Valdobbiadene. Infatti l'azienda sorge in un territorio molto favorevole per il settore in cui operate, appunto come ha detto, colline protette dall'UNESCO. Beh, il territorio è uno degli elementi fondamentali nella produzione in genere, diciamo nella produzione di vini e di spumanti. Ecco, certamente la collocazione di Valdobbiadene è una collocazione fortunata da una parte, baciata perché si trova in territori bellissimi, dai quali poi provengono anche dei prodotti che, la cui qualità, le cui caratteristiche organolettiche oramai sono diventato patrimonio dei consumatori in giro per il mondo. Certo, un paesaggio alla vista bellissimo e favorevole per la lavorazione dei prodotti finali. Allora andiamo a vedere un attimino perché Valdo Spumanti ha tre categorie di spumanti. Sì, noi abbiamo tre categorie sostanzialmente di spumanti. La prima sono gli spumanti a denominazione di origine controllata e garantita che provengono proprio da Valdobbiadene. Diversi tipi di prodotto. La seconda è una produzione di spumanti prosecco denominazione di origine controllata, quindi che provengono dai territori della pianura, e lì noi abbiamo cercato di valorizzare soprattutto le aziende agricole nelle quali noi siamo soci con dei cosiddetti crudi territori, delle cuvée particolari di prodotto. Poi gli spumanti generici, e la terza categoria, sono quegli spumanti dove l'insieme delle uve che noi coltiviamo e che noi raccogliamo vengono in qualche maniera prodotte in proporzioni diverse e quindi non sono prosecco ma sono spumanti generici con particolari caratteristiche sia brut che extra dry che rosé. Ma queste sono le tre categorie sostanzialmente di spumanti che produciamo. Tre categorie dove si assaggia la tradizione dell'azienda, del territorio e della lavorazione in sé. E secondo me la qualità, la tradizione e l'innovazione sono proprio la chiave di lettura dell'azienda. Sì, la tradizione e l'innovazione è sempre stata una bandiera della nostra azienda. Diciamo, la filosofia della nostra azienda è quella di mantenere inalterato, diciamo, il nostro collegamento col territorio dal quale vengono prodotti i prodotti, il collegamento con ovviamente le pratiche tradizionali nella produzione
di spumante, ma al contempo anche quello che sono innovazioni di prodotto con caratteristiche diverse sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista anche organolettico. Pensiamo per esempio ad un particolare tipo di prosecco che noi produciamo, con un prosecco di 2 anni, si chiama Cuvée del Fondatore, 10% di Chardonnay e un invecchiamento di 3 mesi dello Chardonnay in barrique. Ecco, questa è un'innovazione di cui noi siamo assolutamente fieri e siamo probabilmente l'unico produttore che utilizza questa tecnologia a Valdobbiadene. Poi abbiamo, come sempre innovazione, anche un prosecco a fermentazione nella bottiglia, cosa che è assolutamente una rarità nella zona di Valdobbiadene. Quindi cerchiamo sempre di abbinare quello che è la storicità con pratiche innovative, innovazioni di prodotto. Certo, anche perché per un'azienda è importantissimo portarsi con sé la tradizione, la crescita che c'è stato e anche un po' il cambiamento dell'azienda, proprio per dare un'identità e una storia al prodotto finale, per coccolare un po' il cliente finale. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera, è stato un piacere. Ricordo che con noi c'è stato il dottor Pierluigi Bolla, presidente dell'azienda Valdo Spumanti. Grazie. Grazie a voi. E noi non ci spostiamo per conoscere i nostri prossimi ospiti, sempre qui a Pole Position. Questa sera a Pole Position abbiamo come ospite il dottor Andrea Fontanive. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Lei è senior partner dell'azienda Studio Fontanive, un'azienda che opera nella ricerca e selezione del personale. Però adesso andiamo un attimino ad approfondire il settore in cui operate, anche perché partiamo un attimino dalla storia, che è fondata da suo padre nel 1970. Sì, sì. Sì, in breve l'attività inizia nel 1970. Quando mio padre, dopo un'attività e una carriera manageriale, devo dire anche di buon livello, decide di iniziare un'attività consulenziale in proprio e si focalizza sull'ambito dell'organizzazione, delle risorse umane e in particolare della ricerca e selezione soprattutto di quadri e dirigenti, facendo una scelta abbastanza lungimirante perché negli anni 70 quello era un settore assolutamente agli albori. Quindi è stata effettivamente una delle prime realtà a operare in Italia in questo ambito. Per essere sintetico, dopo insomma, una a mia volta esperienza in azienda, 22 anni fa, quasi 22 anni fa, sono subentrato e ho continuato e ho rilevato l'attività. Quindi ha continuato l'idea del padre o c'è stato anche un po' un cambiamento interno? Diciamo, le linee guida e le idee di fondo di cosa significa fare questo lavoro e farlo con qualità e professionalità, devo dire che le ho fermamente mantenute. Bene. E come l'idea che per fare questo lavoro sarebbe stato meglio prima vivere anche un'esperienza, diciamo, da uomo d'azienda, perché non necessariamente, ma il consulente che è stato uomo d'azienda forse riesce a essere anche un migliore consulente quando deve supportare le aziende dall'esterno. Certo, quindi non viaggiare coi paraocchi e incrementare al meglio il proprio bagaglio di esperienza. Soprattutto avere quel tipo di sensibilità, concretezza, pragmatismo che forse entro certi limiti, non dico puoi avere solo, ma puoi avere più facilmente se l'hai anche vissuta dall'interno la realtà aziendale. Ripeto, non ci sono automatismi. Di fatto comunque... Andiamo a vedere cosa fate di preciso. Sì, volevo solo aggiungere che con l'anniversario dei 50 anni il prossimo anno siamo sicuramente tra le realtà più longeve del settore. Ecco, questo... Bene, allora adesso andiamo a vedere un attimino di che cosa vi occupate di preciso. Certo. Noi, come accennavo prima, abbiamo sicuramente una focalizzazione su profili medio-alti e alti o diciamo ad alto potenziale. Siamo una struttura piccola, nel senso che noi abbiamo una sede solo a Modena. Noi abbiamo mantenuto una struttura solo a Modena, devo dire anche, confesso con un certo orgoglio per la nostra modenesità, però abbiamo obiettivamente un mercato che esce molto dall'area modenese, pur molto ricca ovviamente di aziende, copre tutta l'Emilia Romagna e esce in maniera abbastanza significativa anche da questi confini. È chiaro che essendo una realtà piccola in un settore dove ci sono competitor invece molto grandi, strutturati, con filiali e presenza capillare sul territorio,
come in tutti i settori, una realtà piccola ha una ragione d'essere se riesce a operare in una nicchia di qualità. Certo, e allora io mi chiedo, perché scegliere voi? Cosa vi caratterizza principalmente? Guardi, diciamo questo, all'interno della voce agenzie del lavoro, che ormai raggruppo tutti, ma all'interno della quale ci sono in realtà modalità molto diverse di operare, c'è uno spettro che va schematizzando. Da società, agenzie che fondamentalmente sono segnalatori di curricula, con un filtro molto leggero sui curricula, cosa a volte che è esattamente quello che serve all'azienda, capiamoci. All'estremo opposto ci sono quei consulenti a cui l'azienda chiede un valore aggiunto, in particolare secondo me su due aspetti. Quando il profilo da ricercare è estremamente difficile da individuare anche proprio in termini di potenziali candidati validi, perché i livelli di professionalità, le competenze richiedono di lavorare su piccoli numeri che potrebbero corrispondere alle persone idonee, e lì entra molto in gioco il network che il consulente ha, la ricchezza e la qualità, diciamo, della sua banca dati. E poi l'altro momento fondamentale è quello della vera valutazione, cioè se dovessi dire un valore aggiunto che sicuramente noi portiamo, siamo dei valutatori di risorse, cioè l'output finale è una rosa selezionata e valutata. E qui devo dire entra in gioco anche un'altra caratteristica che noi un po' abbiamo, siamo una realtà piccola, io ho voluto mantenere volutamente il termine studio perché fa parte della nostra identità, noi siamo un po' una bottega sartoriale, quindi enfatizziamo al massimo la capacità di leggere il contesto specifico dell'azienda, che, aggiungo solo una cosa, nel settore della ricerca di risorse umane è un aspetto estremamente complesso e anche forse il più interessante. Cioè chi fa il nostro lavoro capisce che a un certo punto lo stesso profilo professionale presentato ad aziende simili, lo stesso candidato, può andare benissimo per un'azienda e non per l'altra, e non per le sue competenze manageriali, ma perché ogni azienda ha una sua identità molto forte, ha una sua cultura specifica. Prima mi parlava dei principi che gli ha trasmesso suo padre, ovvero? Beh, insomma, al di là di come tecnicamente fare questo lavoro, devo dire quello che in questo mestiere il rigore deontologico, quindi darsi delle regole molto rigorose dal punto di vista della deontologia, sia verso i candidati che verso le aziende, è un elemento distintivo, perché questo è un settore che per varie ragioni richiede al consulente di stabilire lui in fondo quali comportamenti rientrano nel rigore deontologico o no. Ecco, noi devo dire che sulla correttezza da questo punto di vista, sia verso chi cerca lavoro che chi è il nostro cliente, abbiamo molto caratterizzato la nostra realtà, sicuramente. Della correttezza in etica, a livello di etica professionale, abbiamo fatto un po' un elemento distintivo. Essere corretti, limpidi e saper ascoltare. Certo, e rispettare sempre i candidati e le aziende. Che è importantissimo. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi. Ricordo che con noi c'è stato il dottor Andrea Fontanive, senior partner dell'azienda Studio Fontanive. Grazie mille. Grazie a voi. E noi non ci spostiamo per conoscere i nostri prossimi ospiti sempre qui a Pole Position.